Ciao a tutti. Allora, prendiamo il pirografo, mettiamo al massimo della temperatura una punta piatta. Chiaramente al massimo della temperatura la parte della penna del pirografo sarà caldissima, ma quello poi ognuno resisterà a modo suo. Andiamo direttamente sopra il supporto, in questo caso qui è tiglio, ma vale la stessa cosa, qualsiasi tipo di legno sia. E in velocità, cercando di essere leggeri, creiamo un effetto completamente scuro. Allora, non serve, come ho già detto altre volte, violentare il legno. Se voi guardate direttamente la sezione del legno, è come se non fosse nemmeno entrato. Questo crea uno sfondo che sarà scuro, completamente anche lucido a seconda ci batte la luce, e quindi si creeranno anche ulteriori effetti. Ciao e buon lavoro a tutti!